dottore c'ha un diavolo per capello. Facciamo presto. Senti un po', Napoleone, come andiamo con l'otto? Male, questa settimana ho preso un ambo solamente. Hai ricavato con i numeri del sogno che ti ho spiegato io? Precisamente. E quello era un tempo? No, un ambo, 17 disgrazie, 90 paura. E il sangue? No, ce l'ho messo. Hai fatto male? E non me l'avete detto. Ma come te l'ho spiegato così bene? No. Sono cascato dal quinto piano, l'ho battuto col naso a terra, ho detto che disgrazie, che paura, mi uscivo il sangue. No, non l'avete detto, no. Hai preso un ambo? È meglio oggi l'ambo che domani la caduta. E poi i numeri sempre da me, fatelo dare anche dal cavaliere con la bona. No, il cavaliere non sogna, si rompa. Io voglio sapere, a te chi te l'ha detto io rompo? Il cavaliere guarda la vecchia. Ah, naturale, chi poteva essere? Cosa ho detto io? Voi che ne sapete, scusate, se io rompo o no? Ah, sì. Lei rompa. Io lo so perché ho la disgrazia, purtroppo, di avere il mio appartamento a muro col suo. E sapete tutto, questa notte, quello che ho sentito... Alla sua dama, non si vergogna lei. Se io ti dicessi che cosa ho sentito stanotte... Tu ne ricaveresti una quinterna? Dite. Tu non ne ricavi proprio niente, perché io di notte non ho niente da nascondere, neanche di giorno. Lasciamo perdere. Sentite che orecchie delicate che è quello lì, abbiamo Dionisia. Tu te ne vai fuori? Sì. Hai capito? Sì. Non ti prendere più confidenze. Sì. Ti prego di andartene. Scusate, guardate la vecchia, abbiate pazienza, voi dovete smetterla. Non capisco più, no. Oggi poi, non rendi. Io me ne ero accorto. Io me ne ero accorto. Non rendo. Mi mancava qualche cosa sotto qui. Che cosa le manca? Cosa le manca adesso? Datemi cuscino. Vuol lavorare? Sono 20 anni che ogni mattina arriviamo qui e voi vi fregate il cuscino. Io. Guarda la vecchia, datemi il cuscino. Ma quale cuscino? Il mio cuscino, quello della sedia. Dove sto? Ce l'avete sotto, levate. Dove? Ah, qua, eccolo qua. Ah. E chi l'ha messo? Ecco, che chi l'ha messo? L'avete messo voi. Ragione, io non ho bisogno del cuscino, sa. Io sto bene, io. Sta bene. Sto bene. Pronto? Impresa Trasporti Pasquetti. Girati? Girati di Carelle. Pardon. Sì. Ah, signora. Ah, sì. Sì, è qui. Io lo passo subito. Ho la disgrazia di averlo vicino. Chi? La signora. Vostra moglie? Mia moglie telefonava a voi. È vostra moglie? Mia moglie telefonava a voi. E perché, scusa? Ha telefonato. Pronto? Ah, Italia, sei tu? Dimmi, che c'è? Assunta dice che se fra un'ora non ha lo stipendio se ne va. Italia, ti prego, non mi scocciare, basta. Io qui sono un combattente, sono in linea, in prima linea. Sono 30 anni che combatto contro un capo ufficio come il nostro. Che me ne frega? Basta, Ida, non mi scocciare più. Avanti. Oh, ti ho detto non mi scocciare. Pardon, madame, siete voi? Excusez-moi. Oui. Chi è mia moglie? Oui, je suis bien, vous. Chi è mia moglie? Ça va? Bien, come sta la voce? Guarda la vecchia, mia moglie. Sì, un momento. Un momento, fatemi parlare. Vous êtes très charmant, madame. Vous voulez parler avec le votre mari? Donnez-moi. Je vais le passer subito. Voilà. Ho l'impression che stamane ti sei andato via un po' il burrasco. Chérie, ti ho detto tante volte non telefonarmi in ufficio, che qui c'è sempre tanto da fare. Lo so, ma bisogna di sentirmi dire che ti mi vuoi bene. Non girare per casa svestita, eh? No, mettiti la vestaglia. No, lei è facile a prendere il raffreddore. Scusate, abbiate pazienza. Tira la tenda al balcone, quella doppia, sì, tirala. Un piccolo uomo, canta a me la nostra canzone. No, la canzone no. No, mon amour, no. Ma sì. No, lascia. Sì, dai. La canzoncina no. Ecco, ti prego, cantami la nostra canzone, piccolo uomo. Glielo do, glielo do. Non mi sento di voce, veramente, stamattina. Sua signora è fuori strada. Vedi, senti, cara. Che figura facciamo, signora? Non posso. Dai. Ma no, un altro. Dai, telefona più tardi. È vero, esistono gli angeli. È vero, credo ai miracoli. Guarda la vecchia! Ma che ti passa? Non fa lo stupido, ti prego! Arrivate sempre in ritardo, bighellonate in ufficio tutto il giorno e vi attaccate al telefono per delle ore. Ma ci penserò io per un bel trasferimento in Sardegna. No, in Sardegna no! È troppo lontano, c'è il mare per lo meglio. La vedremo! Io lo sono, date. La vedremo! Perché viene anche lei. Dove? In Sardegna. No, io... Ce la vedremo! Io non... Presto, riprendete il lavoro. Sì, riprendete il lavoro. Sì, riprendete il lavoro. Con la buona, su, riprendiamo il lavoro, vai. Vai. Dai. No, perché? No! Siamo! Amorini!
Dite Pasquetti, trasporti perfetti, dica. Io sono venuto qui a reclamare per via che tra le tante cose che mi avete ricapitato voi male, c'è questo orologio a cucù che non fa cucù. Com'è possibile? Un orologio a cucù fa cucù, se no che cucù è? Appunto, invece fa questo certi rumori talmente equivoci che ti assicuro è una vergogna sentirlo. Provolo. Provolo? Lo provi? Dice provolo. Vabbè, lo stesso. L'accento straniero. Lavani, ho capito. Dunque, vediamo un po'. Senti? È stato lei. È stato lui. Lui? Ah, sì, adesso mi sovviene, perché ce n'ho uno anch'io e mi fa questo scherzo. Sì. Ma io ho la chiave, vedi? Questa è una sforatura che fa. Insomma, una specie di fetecchia, capisci? Ecco, vedi? Adesso è andato, vedrà che non lo fa più. Sentiamo. Sa cosa è successo? Nel trasporto è stato sballottato a destra e a sinistra. E allora che cosa è successo? Che gli si è otturato il becco. Otturandosi il becco, il cucù, il suono, gli è uscito dalla parte opposta. Capito. Sono incidenti che possono capitare a chiunque. A me. Dunque, se lo tenga e non ci venga più. No, momento, io ce l'ho da reclamare tante altre cose. Lei non reclama proprio niente, perché la ditta Pasquetti ha i trasporti perfetti. Siamo perfettissimi e se ne vada. Io me ne vado, ma non finisce qui. Finisce dove vuole, se ne vada. Ma va romano, ma va. Buongiorno. Sta arrivando il nostro miglior cliente, il sordo. Ah, che piacere. Si accomodi. Buongiorno. Porgo il mio saluto ai più simpatici impiegati di Napoli. Al più rompiscatole degli antiquari del centro-sud. Grazie. È vero, non solo è un rompiscatole, ma è il più tirchio di tutti i tirchi che ho conosciuto sulla faccia della terra. Troppo buono, troppo buono. È vero, con tutti i milioni che ha, non si è comprato ancora un apparecchio acustico. Avaraccio. Ah sì, la faccio, la spedizione. E sto qua per questo. Ma mi avete preparato il preventivo? Per un cretino come voi, servizio espresso. Ah, boom! Grazie. Ah, è lo stesso. Non mi fate mai una riduzione a me, eppure sono un vecchio cliente. Bomba! Siamo ancora. Bomba! Salute! State un po' raffreddati, E c'ho i soprani capelli, perché è la sordità. Bomba! Allora, a ben rivederci. Buongiorno. Boom, boom! Se me lo studio bene, vi farò sapere qualche cosa. Boom! E curatevi con queste raffreddure. Il tempo è cattivo. Cola mola! Guarda la vecchia! Che cosa stavate facendo? Commendatore, stavamo illustrando al nostro cliente, il sordo, la festa di San Gennaro. Ah, sì, ne riparleremo, Vi presento il nuovo collega, Cavallo, e i nostri due più anziani impiegati. Piacere. Aggiudirco la buona. Fortunatissimo. Donato Cavallo da Catania. Oh, caro Cavallo, un bel passo avanti, vero, nella nostra grande famiglia, da Catania a Napoli. Che bel galoppo. Silenzio. Che bel passo. A Roma, Miro. Roma. Si può dire che da qui comincia la marcia su Roma. Oibò, un'altra? No. Silenzio. Silenzio, mi raccomando, voi che siete i due anziani impiegati, sistemate bene il cavallo. Qui l'ufficio. Silenzio! Io vi lascio al vostro lavoro, vero? Mi raccomando, lavorate! Arrivederci, caro cavallo. Cosa da ridere lei? No, io non ridevo. Lei rideva! Giuro che facevo. Io devo far così, avete ragione. Lo faccio. Carissimi colleghi, felicissimo sono di essere venuto a Napoli. Che femmine! Femmine partenopee sono, e io modestamente con le femmine ci so fare. Con tutte attacco, ma a pizzo. Mettete una telefonata? Prego. Facesse. Organizzare me devo. Esuberante sono, modestamente. Io devo fare dei conti qua. Sì, modestamente. Si vede che lei è esuberante. Lo so che si vede. Esuberatore. Canta. Nicoletta! Donato sono! Cavallo! Arrivai ora da Catania. In ufficio sono. Ho la linea diretta. Che numero è? Che numero è? Qui? 813-84. 813-84! Telefonami quando sei disposta, Arrivederci, amorevole.
Mi permette un'altra telefonata? S'accomodasse. Un'altra? Sì, una femmina di riserva ci vuole, non si sa mai. E tu, facendo dei conti, abbiamo qua. Faccia pure con comodo. Vieni. Ratta. Marilu! Tesoro Beggio! Cavallo sono, Donato! Arrivai ora da Catania! In ufficio sono, ho la linea diretta! Che numero è? Qui? Quello di prima. Non me lo ricordo. 813 e 84. 813 e 84! Sì, telefona quando sei disposta! Grazie colleghi, ne dovrei fare un'altra, ma per oggi basta, tenete. Beh sì, per oggi basta. Guarda la vecchia! Con la buona! Lo sapevo, non potevate essere che voi due. Da mezz'ora che cerco di telefonare, persino davanti al nuovo impiegato. Date il cattivo esempio, ma questa volta non finirà qui, eh. Vi faccio trasferire in Sardegna. Ma no! La Sardegna no! Sono stufo! Io protesto! Lei protesta? Io... Collabora, lei protesta! Io dovrei protestare! Protesto! Protesta anche lui! Io protesto, lui protesta, noi protestiamo! Siamo in due a protestare! Non ne possiamo più! A che diavolo? E dove siamo arrivati? Ogni piccola cosa! Collaboro, guarda la borra, guarda la reggia! E non ne posso più! Io farò una conferenza stampa, ricorrerò i giornali, ai Rodo e Calchi, ricorrerò in tribunale, in pretura, in Cassazione! Tutto il mondo deve sapere chi è il capufficio Cesare Santoro! Ma non vi servirà a niente! Dovrete prima passare sul mio cadavere per evitare la punizione che vi attende! Ma io sono ancora qui, vivo e vegeto, e ci rimarrò altri 100 anni, capito? 100 anni! Amici, il nostro Cesare, il buon Santoro, non è più. Lasciate che m'apparti con il mio dolore e voi restate col collega Guarda la Vecchia. Il caro Antonio, onorate la salma di Cesare, onorate il discorso atto ad esaltare la gloria di Cesare, che Antonio qui presente, dietro nostra licenza, è incaricato di tenere. A voi, Antonio. Amici, concittadini, colleghi, porgetemi le orecchie vostre. Vengo per seppellire Cesare, non per lodarlo, e per dare a Cesare quel che è di Cesare, dato che da vivo non gliel'abbiamo mai potuto dare. Si dirà che Cesare era un po' burbero, con un'aria scostante, ma Cesare era un uomo d'onore. Qualcuno dirà che il suo aspetto era ributtante, che era sempre ingrugnato, ma Cesare era un uomo d'onore. Amici vicini e lontani, oggi Cesare Santoro, che era un uomo d'onore, lascia un vuoto incolmabile. Chi mai avrà il coraggio di sostituirlo? Chi mai avrà l'ardire, la presunzione, la sfrontatezza di occupare quella bella e tanto spaziosa scrivania? Cosa fa lei là? Fermo con le mani, fermo con le mani. Si alzi, non mi spinga. Io ho spinto solamente. No, lei mi ha toccato. No, io ho spinto solamente. Lei è maleducato, mette le mani addosso. No. Milano, cosa fa lei qua? Vada Faccio via. Quello che mi compete. Come sarebbe a dire? Sarebbe a dire che questa scrivania della buonanima, che bella cosa. Oddio. Sembra proprio fatta su misura per me. No. Come bella, che bella cosa. Il posto di comando mi si confà. Ah, come sono soddisfatto di questa prova. Lo fa per prova, Purtroppo. Volevo ben dire. Lasci fare la polvere via, sai? Che polvere di tutti? Stia fermo con le mani, si ricordi, signor Colabona. Guarda la vecchia. Signor Colabona. Dica Guarda la Vecchia. Io guardo chi mi pare, capito? Io sto dicendo il suo cognome, Guarda la Vecchia. No, lei ci mette una punta di ironia sulla vecchia. E lei ce l'ha messo sulla buona. Io sulla buona non ci metto niente. E io sulla vecchia neanche. Che sono una persona seria e integerrima. Anch'io sono integerrima. Si ricordi, signor Colabona, senza punta di ironia, è vero che qui ci sono anch'io. Purtroppo, capito? Sentite come litigano. I due amici sono diventati nemici. E io gli stessi diritti suoi. La medesima anzianità, lo stesso stato di servizio. E se lei vuol fare il facente funzioni, lo faccio. Ma lo faccio anch'io, perché anch'io modestamente funziono, sa? Si tiri là. Guarda la vecchia, accomodatevi. Si tiri là. Tanto io da qua non mi muovo. Faccio come vuole, per me è lo stesso, eh. No, questa stava qua.
Questo deve stare qua, ha capito? Questa stava qua. E allora io mi prendo questo. Che cosa? Allora facciamo così. Non facciamo scherzi, perché allora io faccio così. No, allora facciamo così. Ma chiediamola. Ha capito lei? Guarda la vecchia. Esoso. Facciamo un compromesso. Facciamo il compromesso. Mettiamo tutti in mezzo. Ecco. Tutti in mezzo. Ecco, tutti in mezzo. E per la firma come facciamo? Abbinata. Abbinata. Eh sì, con la buona guarda la vecchia. Ma ci mancherebbe altro. Per ordine alfabetico. Guarda la vecchia con la buona. Per ordine analfabetico. Va bene? Ah. Beh! Ma è inutile che questionate, perché ormai è già tutto deciso. Come? La buon'anima, quando morì, ha lasciato tutto scritto. E sapete dove sono le vostre note caratteristiche? No, 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 io ignoro. Sì. No, stavo io avanti. Io anziano. Va bene, che significa? Sono qui dentro. Un ispettore generale arriverà da Milano per esaminarle e allora la nomina sarà un fatto compiuto. Ah, a proposito, questo telegramma per voi. Ah, qua. Permesso, cavalieri? Prego. Permesso. Ah, permesso. Arrivederci. Sì, Sandoro aveva già deciso. Apra, collega, apra. Come apro? Come apra? Senza chiave, apro. Che per aprire il telegramma ci vogliono le chiavi. Apra. Telegramma con le dita. Aperto? Sì. Che dice? Arriva domani rapido 18:30 ispettore generale dottore M. Rossi, che deciderà nomina dirigente sede Napoli in sostituzione del defunto Santoro. Direzione generale E.N.T. Ehi! Scusa collega. Oh beh, se è per me, io mi inchino fin da questo momento di fronte alla volontà del defunto, qualunque sia il verdetto. Io mi inchino a capochino. E lei? A capochino anch'io. E andiamo a capo di chino. Boccata d'aria. Lei piuttosto cosa fa qua? Io sto passeggiando. Ah sì, stiamo passeggiando. È vero, stiamo passeggiando. Con la buona. Giù la maschera. Giù la maschera, guarda la vecchia. Allora. Noi siamo qui per il stesso scopo. Ah sì. È chiaro? Apri la cassaforte. Apriamo. Lei ci sta. Io sì. All'opera. Forza. È una parola. Non direi. Si capisce. È chiusa. Ci vorrebbe un grimaldello. Ce l'ho io. No. Aspetta, eccole qua. Che idea. Già. Ma che grimaldello che facciamo? Qua ci vorrebbe una pinza. Ce l'ho io. Bene. Perbacco. Eccola qua. Ciao, la pinza. Solleva. Ma solo con la pinza che facciamo? Ci vorrebbe uno scalpello. È che io non l'ho portato. No. Ah, no. Eccolo qua. Aspetta. Con lo scalpello che facciamo? Ci vorrebbe un martello. Ce l'ho io. Bene. Questo così. È un martello? Sì. Va bene, ma è solo col martello che facciamo? Pinza. Il martello e il martello. Ci vorrebbe un piede di porco. Perché io non ce l'ho. Piede di porco? Io ho il piede di porco. Che numero porto? No, questo. Dove? Eccolo qua. Piano. Come è? Via la pinza. Via la pinza. Un momento, il dito, mamma. Mamma, mi si... Il dito mio. Nella pinza. E non fa niente. Oh. Che sciocchezza. Altra. Maledizione. Mamma mia, quanto chiasso. Io sento un vagito. Come un vagito? Qui si vagita dentro. Chi è quella? È il gatto. Un gatto da guardia. Era. Eccola qua la mia pratica.
No, questo no, è la mia. No, questo. No, questo. Questo è la mia. Sì. 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 Sì, sì, sciocchezza. Benissimo, questa per me è una grande raccomandazione. Ma io non ci tengo. Io sono un uomo tutto d'un pezzo. Me ne infischio di questa raccomandazione. Sì. Vede cosa faccio di questa raccomandazione? La schiaccia. Beh, anche per me. Io aspettavo di peggio. Meno male, però. E adesso che fa? Ma io la strappo. No, e perché? È una raccomandazione. Lasciamo al caso. Ecco. Andiamo via adesso. Sì, sì. Guarda la vecchia. Che c'è? Pensiamo a quello che dobbiamo fare seriamente. Sì, pensiamo. Perché dall'ispettore generale dipende il nostro destino. Il nostro avvenire si chiama Rossi. Sì. Rossi. Presente. Silenzio. Chi me lo fa fare? Fate andare a cagnare. Domani dobbiamo andare alla stazione tutti e due. È chiaro? Ah, sì? Lei dice così. Io dico così. E io dico di no. E allora io che dico? Appunto dico. Ma che state dicendo? Guarda la vecchia. Venite qua. Ah, io ho capito. Furbo, voi volete andare alla stazione da solo. Volete andare a sviolinare l'ispettore. Volete andarla a ruffianare. No, noi dobbiamo andare tutte e due. Ad armi pari, lealmente, con dignità e orgoglio. Vinca il migliore. Grazie, ma io lo gioco. Quale? Che cosa? Ci vinca un milione. Come lo vinca sto milione? Non gioco. Ma voi non capite quando io parlo? E già io sono ignorante io. Sì, perché ho detto vinca il migliore. Vinca il migliore. Naturale. E ho capito, vinca un milione. No, caro. No, caro. Con la buona, no? No? Alla stazione ci va lei solo. Io le do questo vantaggio. Ah. Io non ho bisogno di arruffianarmi con chicche e sia. Non ho capito, va bene. No, non ho bisogno di arruffianarmi con chicche e sia. Io sono un uomo d'onore. Ho la dignità. Io sono un guarda la vecchia. Ah. Ha capito? Zitto. Dunque, capicchio, hai capito di che cosa si tratta? Io ho capito. Io devo fare finta di essere maleducato. Sì, ma non devi esagerare, però. Tu devi essere tu, maleducato, ignorante, facchino, villano, ma come sei tu? Ah! Umano! Chiaro? Se tentasse a presentarsi appena dice Rossi, tu... Io gli do un cazzotto in testa. Per assessare? Sì, sì. Gagliardo, Allora io intervengo, capito? Da pacire, eccetera, eccetera, eccetera. Oh, mi raccomando, un bel servizio, se no soldi non ne vedi. Lei mi conosce, coglie, io sono un professionista serio. Sì, sì, è vero. Bel mascalzone. Sì. Conosciuto, sì. Per carità. Ecco il tre. No, non ci conosciamo. No, no, no. Vabbè. Mi dispiace, signore, ma questo posto è mio. Dispiace anche a me, signore, ma è mio. Io vado a Napoli. Guardi il cartellino, Rossi. Appunto, io sono il dottor Rossi, il ispettore generale dei trasporti. Scolastico. Oh, ecco, io sono Matteo Rossi della ditta Pasquetti. E io Mario Rossi, ispettore scolastico. Facevamo un scoop. È una strana combinazione. Già, del resto basta controllare. Beh, io non lo metto in dubbio. Non lo metto in dubbio. Il scompartimento è vuoto. No, ma io se non mi siedo vicino al corridoio nella direzione di marcia del treno, mi sento male, lo prenoto appositamente. Anch'io. È una strana combinazione. Beh, allora io vado alla ricerca del mio posto. Permette? Rossi, molto lieto. Oh, scusi, ma...
aspettate! Ma davvero, sento! Aiuta! Aiuta! Tira su! Tira su! Tira su! Eccomi! La mano! Oh! E leva le mani da sotto la valigia mia! La mano! Oh! Leva subito le mani da sotto la valigia mia! Oh! Aspetta, No, abbia pazienza, scusi. Non ha un altro posto da mettere la sua estremità. Ma dico, mo che vuoi, dove lo dovrei mettere? Di qua? No, né di qua né di là, scusi, lo metta dove vuole, non vede, ci sono altri posti liberi, si metta lì, non prego si mette lì. Ma oh, io capirete, io devo metterti in faccia, ma io te lo metto in faccia, metto o te qui, dunque che vuoi? Che vuoi? Metta dove vuole, ma non lo metta qui. Ti vedete subito che non sono abituati a viaggiare. Senta, per favore, adesso mi sembra... Adesso mi sembra proprio che stia anche esagerando. Ma no? Come esagerando? Io me levo pure il pedalino e li piedi io li metto in dove mi pare. Ma no, basta Bertinci. E ho le scatole piene, sa? Ogni limite è una pazienza. E che modi sono questi? E dove dovete stare in un porcile con quei piedoni schifosi? Cosa si crede di essere? Approfitti questo signore che sta tollerando e tollera il piede, tollera la valigia e tollera e tollera. Ma non è mica uno scompartimento di tolleranza questa. Scusi, abbia pazienza che sono intervenuto, ma quando io vedo queste cose... Scatto. A me questo mi sta antipatico, io gli piedi che li metto in dove fa? Marrana che non è altro. Come si permette offendere un signore che è anche simile come egregio, eh? Che ci credi di parlare con suo fratello, Bifolco, che non è altro, scusi, Ma sa, per me, io quando vedo queste cose devo intervenire, perché per me è un hobby, Non so come ringraziarlo. Non so ringraziarlo, ho fatto il mio dovere, ci mancherebbe altro. L'ha trattato un po' male, perché sa... L'ha trattato male, ma io mi sono dimenticato di dargli due schiaffoni. Anzi, che dici, gli avevo due schiaffi. Per carità, ma... E poi non c'è due senza tre, gli do il terzo. No, guardi che faccia, guardi che faccia. Lei non mi conosce, io ho fatto la guerra, sa. Ma dove? L'ho fatto sul Carso, sul Piedi. Ah, bene. Ogni nemico che veniva dando uno schiaffone, il nemico rotolava giù con la scarpata. Signore, io veramente non so come ringraziarla, anzi... Ma non mi deve ringraziare, gliel'ho detto mille volte, per me è un hobby. Se lei mi permette, io mi presento. Piacere. Rossi. E io sono tutto! Scansone ignorante, come si permette me lo mettere un signore? Vai nel porcino con i tuoi pari, porcone, porca miseria. Ah, non ne potevo più, non ne potevo più. Ha fatto male? Guardi che il cazzotto era forte. Era forte, sì, l'ho sentito io. Ma c'è sentito? C'è un bozzo. Non lo sapevo. C'è un po' di ghiaccio in tasca. Sì, adesso. Come ghiaccio in tasca? Sulla fritta cosa? In treno. Scusa. Ma guarda un po' che bello. Ma guarda un po' un galantuomo che esce per fatti suoi. Fortuna che c'ero io. Grazie, signore. Ma lei ha del coraggio, ma non sa che affrontare dei tipi simili. Ma cosa vuole veramente il coraggio? Ma sì. Sono sciocchezze. La lì con la fionda ammazzavo le aquile. Ma io no, sai. Io sono ispettore. Basta, non mi dica altro. Io non voglio sapere di cos'è. Per me può essere un galantuomo, un signore, un mascalzone, un farabutto, un ladro, un delinquente. A me non mi interessa. Io lo faccio per amicizia, per dovere di umanità. Grazie, grazie. Lo faccio per amore, ecco, diciamo così, per amore. Amore. Ah, amore casto. Casto. Vorrei vedere. Amor con amor si paga. Il mio è un senso di amicizia. Ma e tu null'altro. Guarda cosa mi va a capitare. Non mi deve ringraziare. No, io vado a Napoli in missione. Il segreto? Missione segreta, è vero. Non lo voglio sapere. Mi dà una botta in testa. Non mi deve ringraziare perché per me è un hobby. Ma sai che adesso mi è venuta paura. Questo qui è capace che mi segue. Adesso mi aspetta alla stazione, mi segue. All'albergo, al ristorante, io me lo trovo per stare. Io ho paura. Ingoscio, lei è ingoscio, ma lei è ingoscio. Ma ho paura lo stesso. Non deve aver paura perché ci sono qua io. La proteggo io. Ma che ha capito? Come che faccio? Lei non va in albergo. Viene a casa mia, è tanto semplice. A casa sua? Ma no, grazie. Ma io sono io sono ospitale, credo. La ringrazio. Tutti in famiglia mia siamo ospitali. Vorrei approfittare. Lei viene a casa mia, mangiare, dormire, bere quando vuole. Anzi, le farò anche le fasole bagnate in testa. Ha capito? Lei è molto gentile. Te l'ho detto, non mi devo ringraziare, è un hobby. Come glielo devo dire? Io sono un obelisco, ecco. Obelisco. Permesso, eccoci giunti. No, dimmi. Devo portare la valigia, ma no, ma non posso permettere. Ma no, ma ci mancherebbe altro. Ma abbia pazienza. Per me è un piacere. Dottor Rossi? Non è il dottor Rossi. Scusi, lei c'è il dottor Rossi? 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 Il
dottor Rossi? Dottor Rossi, sì. Sono io il dottor Rossi. Ma te chiami dottor Rossi o te devo andare a cazzotto? No, no, andiamo di qui, andiamo da questa parte. Ma cosa sta succedendo? È una confusione. Andiamo a vedere. Per carità, è pericoloso. Queste alle volte sparano. Sparano? Questi alle volte sparano. Come sparano? Andiamo, dove stai? Sparano. Ma no, ma lasciamo, ma scusi, ma gliel'ho detto, per me è un hobby. Adesso è un hobby. È grande! Faccio rumore con questa cosa? No, no, grazie. Un pezzo di formaggio? No, no, una fine? No. Antonio, non insistere se non ne ha voglia. Ma scusi, che ne puoi sapere? Se c'è ancora fame, non vedi che c'ha proprio la faccia di quello? Com'è? Che... No, dico, c'ha la faccia di quello che vorrebbe un'altra cosa, ma per complimenti... No, no, grazie, veramente. Iole, diglielo te al dottore. La prego. Casomai, se proprio insistete, ancora un bicchiere di Ruffino. Ah. Bene, vuole un fiasco di vino? Un fiasco, addirittura. Su, non faccia complimenti. Ma i complimenti li devo fare alla sua mamma per questa meravigliosa cena. Grazie. Questo non è una cena, è una cenetta. Oh. Oserei dire uno sfondino. Ma domani sera nostra moglie, cioè mia moglie Italia, ci farà un pranzo con i fiocchi, con i capperi, si dice a Napoli. Senza capperi, però. Scusi, non vorrà che io domani sera torni a... Torna, torna. Ma lei non deve tornare, lei sta qua, lei non si muove da qua. Questa è una casa a sua disposizione, gliel'ho già detto. Noi siamo tutti a sua disposizione. Lei approfitti pure di noi come vuole. Io ho anche approfittato abbastanza, anzi vi prego tanto di scusarmi. Ah no, lei vuole offendere, scusi, abbia pazienza. Gliel'avrò detto mille volte. Questa è una casa ospitale. Ma ospitale nel vero senso della parola. E rifiutando la nostra ospitalità, lei vuol dire che offende tutti gli ospedalieri d'Europa. Diglielo te, diglielo te. La prego, resti. Resti. Dica, io prendo tra le sue labbra, resta. E va bene. Bravo, resta. Un applauso al dottore. Viva il dottore! Viva il dottore! Oh, adesso facciamo una bella cosa. Ci prendiamo un bel caffettuccio e poi andiamo a Nanna. Vogliamo passare negli altri ambienti? Dottore, il caffè glielo faccio con le mie mani. Lei? Sì, perché lei avrà capito, io sono partenopeo. Quindi ho molta stitichezza con la napoletana. Ho molta dimestichezza, scusi. Prego, prego. È un criprocu. Ho molta dimestichezza con la napoletana, insomma, sì. La macchinetta. Posso dire la macchinetta. Oh, apro una parentesi. Il servizio lascia un po' a desiderare. Perché? Beh, sì, non è un servizio degno della sua persona. Oh. Ma capirà, poco stipendio, dico, poco stipendio. Mezzo servizio. Chiudo la parentesi. Iole, fai compagnia al dottore. Va bene. Qualunque cosa vuoi. Vuole un fiasco di vino? No, ma perché il fiasco di vino? Sono morto in capo, sono comodito, se lo metto durante la notte. Non sono mica cosetto. Non lo vuole proprio? Ci pensi. Ci pensi e mi faccia sapere. Ha capito? Iole, mi raccomando. Di nuovo? Prego. Si accomodi. Prego, dopo di lei. Grazie. Ma sai che è un strano tipo suo padre? Non gli si può dire di no, è talmente travolgente nelle sue manifestazioni e non lascia nemmeno il tempo di spiegare che... Ma forse lei desiderava andarsene in albergo? No, anzi, per uno come me che è abituato a stare tutto l'anno in albergo, una famiglia amica, un nido, sono come un'oasi nel deserto della mia vita. Lei vive solo? Sì. Antonio? Che c'è? Antonio, scusa, sai, ma chi è questo signore che mi hai portato a cena? Zitto, per carità, vuole stare santa. Ma quel signore è il sole del nostro avvenire. L'alba gloriosa del cavaliere Antonio, guarda la vecchia. Lo sai chi è quel signore? E se te lo chiedono? E l'asso nella manica, l'alma segreta, il promotore. Chi è? Il promotore, cioè colui che mi darà la promozione. L'ispettore generale! Perché? Cosa ho detto di male? Taci! Il nemico ci ascolta! Maledetti, guarda la vecchia! Hanno abbassato il volume, non si sente più niente. Ma io sentirò... Ma Peppe, come è possibile che tu possa restare tutta la giornata a sentire l'almuro? Cara mia, sono cose importanti, ne va della mia carriera. E tu copriti! Ma hai la visione, Peppe! Che sei bebè? Siamo solo tu e noi, io e te. Va bene, ma è una questione di abitudine, sai? Si comincia a stare mezzi nudi sul palcoscenico come ci stavi tu prima di sposarmi. Poi ci sta mezzo nudi in casa. Poi si sta mezzo nudi in casa. E poi ci finisce, sai, qui non siamo in Francia.
Qui c'è la censura, oh, c'è la censura. Piantala, Peppino. Non ragionate proprio in ciò, fammi piacere. Ma c'è la censura. Allora, vieni a ballare. Vieni a ballare, mio amore. Sa, io sono maestra elementare. Ah, sì? Ah, ma guarda che combinazione. Io sono ispettore... Basta, per carità. Non si qualifichi. Ah, non ce n'è bisogno. Mia figlia è come me, seria, onesta e disinteressata. Gliel'ho già detto. Lei può essere un mascalzone, un farabutto, un delinquente, un signore, un gentiluomo, un pappone, un appendicappello. A noi non interessa. Noi lo facciamo per amicizia. Per noi l'amicizia è un hobby. Noi l'hobby l'abbiamo nel sangue. In famiglia siamo tutti obesi. Senti un po', padrone. Che c'è? Così cornuto? Sì, come lo sa. Beh, dico, che serve questa confidenza? Poi... In camera di tua moglie, c'è dorme nomo. Lo so. Ah, allora si cornuto e contento. La vuoi finire? Ti prendo a schiaffi, sai. Oh, del resto la camera non è solo di mia moglie, anche mia. Quindi io posso ospitare chi voglio. Rabbidi quanto sei vizioso. Meno male che non ci dormo in questa casa di piccato. E beh, ci spaccherei la testa, padrone. Figurarsi. Ma guarda. Come ho dormito male stanotte. Per forza, in questa casa fate triangolo. Selvaggia a mezzo servizio, la vuoi smettere di fare queste insinuazioni? Non dire che parli difficile, sa? Tanto sei vizioso lo stesso. Non rispondere. E tu, Antonio, non darle spago, Antonio, non darle spago. Ma io non glielo do lo spago, è lei che se lo piglia. Io lo metterei intorno al collo, figurati. Ho un diavolo per capello. Tremo, sono nervoso. Ma non, non tremassi, Antonio, non tremo, tremo. Non ti prego, il signor Rossi sta dormendo. Ah, già, è vero, sta dormendo, Lasciatelo dormire, sì, non lo svegliate, sì, per carità. Anzi, il caffè non glielo far portare da Lumumba. Da chi? Da Lumumba, non gli fa portare il caffè. Ma chi è? Assunta. Assunta, no, la ragazza. Ho capito. Faglielo portare da Iole. Perché da Iole? Come sei dura, sei una gnocca. Ma non ti capisco. Lui ha dimostrato di avere della simpatia per nostra figlia. Hai capito adesso? Lui, oh. Antonio, senti, e come devo regolarmi per il pranzo? Ah, già è vero, per il pranzo regolati così. Agnolotti. Sì. Agnolotti, pasta asciutta, pasta in brodo, antipasto, bisticca, pasta e fagioli, caffè, frutta, formaggio e gelato. Anzi, doppio gelato. Oh, chi se ne frega? Antonio, scusa, Non ho capito, perché non hai affrontato ieri sera a tavola l'argomento della promozione che ti sta tanto a cuore? Ma perché io c'ho una moglie ignorante? Tardiva che non capisci niente, ma perché? Ma che peccato ho fatto? Ma che colpa c'ho io? La guerra l'ho dichiarata io forse, no? Le sanzioni le ho messe io, no? Faccio l'agenda delle tasse io, no? E allora perché? Ma perché? Cosa ho detto? Come cosa hai detto? Hai detto un sacco di fesserie. Se avessi fatto come dici tu, l'ispettore generale avrebbe potuto credere che io tutto ciò l'avessi fatto apposta. Ma era fatto apposta? Sì, è apposta, però devo avere la parvenza della cosa spontanea, è chiaro? Ah. Io già mi immagino la scena, figurati, appena lui entra in ufficio mi vede e fa, dice, oh, chi è? Possibile, è lei, dico sì, sono io, è lei che fa qua, dice, è lei che fa qua, io che fa là, allora lui un abbraccio, un bacio, dice, dirà lui, dico, ci guarda un po', dice, gli uomini stanno fermi, le montagne si incontrano, mi fa un sorriso, io faccio l'occhio languido, eccetera, 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 tutti convenevoli, e il resto lui dirà, ma guarda un po' il caso, e questo, dico io, è il caso del caso sui maccheroni, hai capito adesso? Tardiva! Buongiorno colleghi! Buongiorno! Caro Napoleone! Vuoi un batterno sicuro? Magari! E allora giocati, avanzamento, aumento di stipendio e la rabbia che si mangia qualcuno. Io me la rido. Ah, bravo il signor Coca-Cola, il signor Colabona. Ha tolto la mia poltrona. Ha fatto, come suol si dire, il colpetto di Stato, no? No, io non ho fatto nessun colpetto di Stato. L'ho fatto solamente per non fare buffonate davanti all'ispettore generale, piglia. E allora se cosa le dico? Che finché lei è seduta su quella poltrona è tutta una buffonata! Ma sì, guarda un po'. Guarda un po'. E sa cosa le dico inoltre? Che quando entra un suo superiore si alza in piedi. Io mi alzo in piedi davanti a un mio collega. Collega sì, ma superiore. Superiore sì. A lei è per cultura, è per nascita, è per censo. Ha capito? Sono superiore a lei al 100%. E vabbè, non mi tocchi, non mi faccia male. Lei mi ha fatto male qui alla fronte. È stato un lapso sull'altro. E sarà l'ispettore generale a decidere. Lei mi fa ridere. Io rito, io rito. Riti, pagliaccio, riti. L'ispettore generale ha già deciso, ha capito? Ha già deciso, ignaro. E come lo sapete? Lo so, come lo sa lei piuttosto. Io so tutto. Questa poltrona come la mettiamo? Avanti.
Beh, vabbè, sedetevi, via. Ah, rinuncia? Sì, no, mettiamo i puntini sugli, io no, non rinuncio. No, io le voglio dai puntini. E io li rimetto, perché io devo parlare. Lei è rinunciatario? No, non sono rinunciatario, sì, sì. No, lo affatto. Ammetta, lo vedremo chi ci resta qui a questa poltrona. Vedremo chi ci resta, caro geometra. Io non sono geometra. Io sono un perito commerciale. Ma la finisco, sono 20 anni che dice che lei è perito, non perisce mai. E perisca una buona volta, si tolga dai piedi, mi faccia il piacere, me lo fa. Buongiorno. Chi è lei? Come si è permesso di entrare nella stanza di un funzionario facendo funzione l'esercizio del suo medesimo? Io sono... Sì, zitto, ha capito? Esca fuori e si faccia annunciare. Vada via! Ma io sono... Ma io sono che? Perbacco, vada via e si faccia annunciare. Certo. E vada! Certo, ha ragione. Mi faccio annunziare. E si faccia annunziare. Mi faccio annunziare. Ho detto, vada fuori. Oh, guardi. Cosa c'ha da ritere lei? Rita. Rito. Rita bene, chi rita l'ultimo, caro amico. Pronto? Pronto? Italia? Sono io, tuo corico, tuo marito, no? Oh, senti un po'. Dorme? No? Ah, si è alzato? Bene, bene. Oh, mi raccomando, la colazione. Pane, burro, marmellata, caffè e latte. Oh, i panini, quelli con l'olio. Sì, panini agli olio. Ecco, sì, bravo. Oh, appena esce, avvertitemi, mi raccomando, Ciao. Dottor Matteo Rossi. Venga avanti. Napoleone, vuoi un abbo sicuro? Magari. Gioco da liquidazione e licenziamento. 32,57, grazie. Prego. Permesso? Avanti! Buongiorno. Chi è lei? Come, chi sono io? Mi sono già fatto annunziare, no? Allora è sordo? Ho detto di farsi annunciare. Appunto, mi sono fatto annunziare. Da chi? Dall'usciere. Quando? Testè! Dai, avanti, cosa vuoi? Chi è? Cosa vuoi? Ma senta, mi lasci finire. Io sono... Io so, tutti cominciano col dire io sono chi? Sia gentile. Si, mi ascolti. Mi ascolti, io sono il dottor Matteo Rossi. Neanche avessi detto Giuseppe Verdi. Si qualifichi meglio. Mi qualifico, Io sono l'ispettore generale di questa società, inviato dalla sede centrale. Non è possibile. L'ispettore generale in questo momento sta mangiando pane, burro e marmellata. E caffè e latte. Senta, caro, carissimo, amabilissimo Colabona. No, come? Lei conosce Colabona? Sì, il signor Colabona gentilmente è venuto a rilevarmi alla stazione. Allora questa è un'infernale macchinazione. Un vino con blotta, pietà! Pietà! Ah. Scusa, pietà. Pietà, signor commendatore generale, se non lo vuol fare per me... Lo faccio per mia moglie, per i miei figli. Ma che figlia? Una figlia sola. E cosa vuol dire? Sono ancora valido, posso venire degli altri, no? Commendatore generale, pietà, mi credo. Guarda la racchia! Non sono la racchia, sono la vecchia. Dai, vecchio racchia, smetta, faccia la persona seria. Ma smetta con questi isterismi. Ma sono isterismi di un funzionario integerrimo, mi creda. E poi, guardi le mie note caratteristiche, parlano chiaro, sono chiarissime. Purtroppo non possono parlare. Perché? Perché non sono state trovate. Ah, questa è un'altra! Macchinazione ai miei danni. Ma che macchinazione? La smetta con le sue macchinazioni. Del resto non sono state trovate nemmeno quelle del signor Colabona. No. Come? Non è stato trovato Colabona? No. Come? Lo scolabrodo? Ma che scolabrodo? Colabona sono io. È lui. Ma io le mie note caratteristiche le conosco a memoria. Se le vuole sentire, mi voleva tanto bene, signor Santoro. E di me, Santoro, che diceva di me? Glielo dica. Cose turche. Come cose turche? Già, perché Santoro era oriundo. No. Il nonno era da Costantinopoli, e quando si faceva le note, le faceva in turco. Non è importante. No. Io mi regolo dalle mie impressioni personali. E quali sono queste? Io mi baserò su quello che vedo. Cioè? E quello che ho visto oggi, guarda, la vecchia, non depone certo a suo favore. No, ma lei è un isterico, lei è un pazzo, lei è un maniaco. E si ricordi che nel lavoro, come nella vita, ci vuole gentilezza, dolcezza, tatto. Veda, caro Rossi omonimo, nella vita, come nel lavoro, ci vuole dolcezza, gentilezza e tatto. Dico tatto. Non bisogna mai farsi prendere dall'ira, ma quando un galantuomo come me si trova di fronte a un mascalzone, fetendone, pappone,
che mangia, beve, usurpa e non si qualifica, scusi, io me ne frego, Madonna. Anzi, me ne strafrego della gentilezza, della dolcezza, del tatto, e sa che cosa faccio? Prima di tutto le tolgo le vettovaglie. Cosa prendo adesso? Vada via, vada via! Usurpatore, vada via! Falcone! 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 Fuori, la roba di questo! Via! Antonio, spiegami! Via, via, via! Ma perché? Vada fuori! Spiegati, ma un momento! È una vergogna! Ma io non lo so cosa è successo! Su, sii buona, calma! È venito il triangolo, signor? Zitta tu! Diego, che spiego? Lei si spaccia per ispettore, villandatore! Ma io sono ispettore, ispettore scolastico! E allora vado a scuola, che la scuola maestra della... La mia roba! Vai a no, scuola! No, 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 la mia roba così! Sì! Ma non saluti sua figlia, la mia roba, non tu! Antonio, calmati! Sì, questo è mio! Antonio, pensa, tua figlia piange! Mia figlia piange, il padre non ride! Eccolo chi ride, quello! No. Il mio nemico, il nemico acerrimo, eccolo là! Iettatore! Non dirlo, è un tuo amico! Era un mio amico, adesso non lo è più! Ride sulle mie disgrazie! Iettatore! Potresti rovinarlo con questa nomea! Lo voglio rovinare, sono volontario! Ridi, eh! Ridi perché credi di avere la promozione in tasca! Ma i fatti conti senza l'oste! Ride bene chi ride l'ultimo, ed io in ultimo mi voglio scombissare! Hai capito? Io non mi fermo né al primo, né al secondo, né al terzo ostacolo! Io vado avanti perché chi si ferma? Ma è perduto, collabora, te lo dice un guardalo vecchio. Antonio, ma sei pazzico? Con lei già al lavoro, sì. Sempre in anticipo, sono anni, ma che dico anni, sono lustri. Prego, prego, stia comodo. Bilustri, Stia comodo. Grazie, e lei? Sì, mi seguo anch'io. Grazie. Questo mi fa molto piacere, sa? Sì. Perché ieri non avevo ricevuto una buona impressione. E ha ragione, me lo permetta dire, ha ragione, sì, ieri ero nervoso. Ah, sì? E anche oggi sono nervoso, sono sempre nervoso. E come mai, come mai? E come mai, dovrei parlare, ma... Parli. Lei mi permette che io le faccia una confidenza? Senz'altro, mi dica pure, cara vecchia. Un pericolo ci sovrasta. No. Sì. No. Te. In questo ufficio c'è un iettatore. Non faccio il nome per rovinarlo, ma sta proprio in questo ufficio. Ma no, ma non dica queste cose. La iettatura è una superstizione, roba da zingari. Ah, lei non ci crede? No. Avrà le prove. No, sciocchezze, sciocchezze. Non esistono iettatori. Oh, ma questo non si tratta di un iettatore così, questi riguardano un soldo, sa, da strapazzo. No, questo discende da una famiglia di famosi iettatori, è un iettatore ereditario. Eh sì, il nonno, buonanima, era imbarcato sul Titanic in qualità di marinaio. Lei sa al Titanic cosa è successo? No, grazie a te. Morirono tutti, si salvò solo il nonno. Lo sbarcarono a Messina, lui si voltò in cima, dice, ma che bella città, ma che bella città. Alla notte, terremoto di Messina. No, non ci crede. Lui andò a fare i bagni a casa Micciola, un giorno. Ma no, non si crede ai complessi. No, saranno state delle incredibili coincidenze. Lei me le chiama coincidenze. È una coincidenza oggi, è una coincidenza domani. Sono troppe coincidenze che coincidono. Beh, insomma, io non ci credo. Non ci credo. Comunque, se le fa piacere, possiamo allontanare dalla sua stanza cavallo, no? No, cavallo no. Cavallo no. Poi, il cavallo fa comodo. Insomma, un cavallo fa sempre comodo. Ma lei? Ma lei allora vuole alludere a colà... Non lo nomini, per carità! Qui succede un disastro, una catastrofe. Per carità, non lo nomini. Buongiorno. Bacio le mani. Buongiorno. Comunque...
Tutte queste sono sciocchezze. Sì. Si rimetta al lavoro, si rimetta. Buongiorno, buongiorno, commendatore. Buongiorno. Cavaliere, Camela permette una telefonata? Ma lei telefona anche di mattina presto. Lo zio capirà. Io di giorno semino e alla notte raccolgo. Giusto. Pronto? Tatiana! Cavallo sono! Ti ascolto. Per poco non mi facevo rompere l'osso del collo. Attento! La scanzia, forse casca. Che paura. Voi scherzate, quello veramente cascherà un giorno. Sono vent'anni, sì. Io lo dico, a me nessuno mi dà retta. D'accordo, amorevole. Allora, che cosa devo fare con questa pratica? È stata siglata. Signore, siglata fu. Quando? Ora. Ora. Cavallo, la porti di là. Cavallo, la porti di là. Cavallo. Che? Non vedi? Ho detto la buona, mi siete calate? Ah, sì. Porta subito questo pacchetto all'antiquario Tanasi. Assurdo. Ma subito, mi raccomando. E cammina. Guarda la vecchia. Comandi, signor rispetto. Venga un momento. Subito. Venga un momento. Desidera? Senta, guarda la vecchia. Sì. Io ho dovuto rifare completamente la pratica dell'anapi. Oh, per pace. Da chi era stata evasa? Ma io... Da lei? No, per carità. No. E da chi allora? Da Colabona. Da Colabona. Ecco Colabona. Oh, signor ispettore. Buongiorno. Comandi. Lei aveva preparato una pratica per l'anapi? Anapi, non è di mia pertinenza. Era piena di errori, comunque. E ho dovuto rifarla io. Che non si ripeta mai più. È chiaro? Chiaro. È chiaro? Un calamare. Subito. Eccolo, signor ispettore. Attenzione, ispettore, potrebbe macchiarsi. L'ha ammacchiato! Ma che gli dicevo io? Sono dolente. Non importa, comunque. Dov'è un lavabo? Dov'è un lavabo? Un lavabo e. Bueno. Un corridoio, sì. Pratiche sbagliate, il giostro che cade sulle camicie. Sì, ma confusione anche in questa mensola. Può cadere! Si è fatto male! Oh, ispettore! Ispettore! No! Con la bolla! Non mi tocchi! Non mi tocchi! Con la bolla! Non mi tocchi! Non la cavola! Non mi tocchi! Stia attento alla mattonella! Ha fatto cadere! Disgraziato! Ispettore! Lo so io! Con la bolla non si occupi più di me! Volevo sbagliare! Ma che sbagliare? Gliel'avevo detto io! Ispettore generale, quella è una potenza! Tocchi questo, io lo porto sempre con me, appunto, da quando sto con lui. Ma non avrebbe potuto scegliere un altro posto per incontrarci? Al mare con questo tempo? Appunto, al mare con questo tempo. Almeno qui siamo sicuri che suo padre non ci verrà mai. Ma lo sa che suo padre per me è diventato un'ossessione? L'altro giorno, quando lei mi ha chiamato Elvira per telefono, mi è sembrato di impazzire. Nessuno mi aveva mai chiamato Elvira a me, mai nessuno mi aveva chiamato Elvira, mai. Vede, papà era vicino al telefono e io non potevo parlare. E poi lei sa come la pensa nei suoi riguardi. Ma che colpa ne ho io se lui mi ha scambiato per un altro? Ma non ci faccia caso, papà è fatto così. Ma vedrà che un giorno o l'altro gli passerà. Un giorno o l'altro? Quando? Ma io non posso più, io ho bisogno di... Ho bisogno di vederla, di parlarle. Sempre. Signor Rossi, ma allora lei... Sì, è lei. Sì. Ma io sono felice, io... Ma che faccio? Ma io ti bacio! No, non qui, qualcuno potrebbe vederci. Ma perché non qui? Ma... Siamo io, te e il mare. Forza, ragazzi, andiamo, che fra poco piove. Faccio questa pratica. Cavallo, la porti di là. Ancora di là. La porti a cavallo, la porti al protocollo. Oh, non capisci lì. Questa è solo telefonata a Fimmene, Tatiana, eccetera, eccetera. Questo è un asino, è un ciuccio che si chiama cavallo. Bravo. L'antiquario, arrivo. Con la bo. C'è il sordo. Sì. Le deve dire qualche cosa lei? No. Servitelo voi. O servo io, A cosa debbo l'onore di questa rottura di scatola mattutina? Oh,
Ma io non posso credere alle mie orecchie. E per forza, le orecchie ti hanno fatto una cattiva riuscita. Lo ripeta, lo ripeta. Ma non vale la pena ripeterlo, tanto sei sordo come una campana spaccata. E invece no, ci sento. No, sì, ci sente. Come no? Com'è possibile? È possibilissimo. È sordo, è così sordo che non sentivi neanche il mal di testa. Ed ora ci sento. È un assurdo, è un illogico. Ne vuole una prova che se lo dico sentero. Guardi là. Boom! Ai, ai! Oh, basta! Basta! Voi mi avete insultato! Io sono stato sempre insultato in questo ufficio! Va bene? Ma ora non ci verrò più! Non ci metterò più piede! E devo ringraziare il vostro usciere che mi ha regalato questi occhiali meravigliosi! Ah, sì? Sì! Ah, perché lei scende con gli occhi! Sì. E vede con le orecchie! Faccia l'imbecille! E invece no! Ci sento! E chi gliel'ha portato questi occhiali? Il vostro usciere! Napoleone! Napoleone! Viva Napoleone! Viva Napoleone! Viva sempre Napoleone! Viva sempre Napoleone! Cosa in fondo la patria! Questo da sordo è diventato scemo! È scemo! Scemo! Lei se la ride? Lei se la ride sotto quei sporchi baffi da naso che tiene sul muso? Lei è un traditore, è un Giuda. Lei non si dovrebbe chiamare con la Bolle, si dovrebbe chiamare con la Giuda. Ma che succede qui? Eccolo. Ma cos'è quest'ufficio? Ecco l'ispettore. No, diciamo la verità. È il signor Guardalavecchia che tratta male i clienti. Io? Sì, cosa? Ha sentito come gridava il sordo ispettore? Che diavolo, il cliente è sacro. Ah, sacro. Naturale. Lei è un profano. Ha capito? Lei non dovrebbe mai aprire la bocca. Ah, e perché? Sì, perché ogni volta che parla succede qualche cosa. Oh, Toto! Per educazione non lo volevo dire. Guarda un po'. Ma lei mi ha spinto. Ah, sì? Sì, questa mattina lei ha parlato 3 volte. E beh. Trois fois. E sono successe 3 cataclismi. Ah, la mattonella, la mensola e il chiosso. Ah, no, ho detto. Non lo volevo dire. Ispettore, per favore, perdon. Si suda. Ho bisogno di passare. Sì, per ho bisogno, non, non, ho non bisogno di mettere i punti su di qui. Un momento, ditemi un po'. Allora voi mi ritenete iettatori. Ma non ha voluto dire questo. No, anche voi mi ritenete iettatori. Ma no, ma non è vero. Scommetto che mi ritenete iettatori. Ma non è vero. È vero. Colabona! I fatti parlano già. Ah, parlano già. Avete sentito? I fatti parlano già. Ma non è vero. Non è vero, però ci crede. No, ma io me ne accorgo dalla faccia. Me ne do la parola. Ah, sì, mi volete iettatore. Va bene, sì. Io sono iettatore. Chi lo sa, forse mi converrà. Sono iettatore, ma state attenti. State attenti perché dove passo io passa la rovina. Io polverizzo, io incenerisco, io sono un rullo compressore. Ricordatevi, signor ispettore, io ho fatto morire Santoro. Ma adesso stiamo. Ha bisogno di qualche cosa. No, non voglio niente. No, non mi voglio. Ispettore, come me lo coccola? Sì. Come un individuo simile. Che dovrebbe essere allontanata a pie pari. No, mi deve coccolare! Voglio essere coccolata! Tutti mi devono coccolare! Le daremo anche la promozione. Ma no! La promozione! La promozione no! Mi conviene essere iettatore! Passi il coccolo! No, il coccolo passi! Io sopporto il coccolo! Ma la promozione no! No, la promozione sì! Lei la vuol dare perché lo teme! No! Lei lo teme, non è! Non è per questo! Ma scusi, ma non è l'inchiostro, la mattonella! L'ho inventato io! Che cosa avete inventato? Che cosa? L'ho inventato io! Ah, sì, sei iettatore? Sì. Se hai questo flusso malefico? Sì. E allora fai morire lì. No, ma lei è matto, lei è matto, guarda la vecchia. Ci facciamo un sacco di sassi. Io sono ancora giovane. No, io lo farei morire. Io lo farei vivere. Beh, non lo fa morire. Un pochino la prego. Non lo so, come iettatori. Gli iettatori hanno una potenza enorme, rompono, scassano. Ah, rompono. Rompi qualche cosa. Mamma mia, non mi fate rompere quella vetrata. Rompi quella vetrata. Rompi quella vetrata. Io la rompo veramente. Scusino. Aspettavo l'arrivo di 7 bare di ebano dalla Valtellina. È diventata un'ossessione questa promozione. Ma guarda come ci dobbiamo parlare. Loro litigano e noi ci andiamo di mezzo. Che ci vuol fare? È l'ambizione. La smania di Patea che li ha fatti diventare nemici. Teresa! Ciao, ci vediamo. Ciao! Eccomi! Finalmente. Con chi stavi parlando? Con nessuno. Sherry, tu stavi parlando con la moglie di Guardalavecchia. Sì, è vero. Parla a voi. Ma cosa entriamo noi donne con le beghe dei vuoi, uomini? Uomini, me lo chiami uomo, quello lì, quello è un serpente veleroso. Copriti, copriti, ma ti pare il modo di andare in giro così per le scale vestite in questo modo? Copriti, copriti, copriti! Quello non è un uomo, è un serpente veleroso, capisci? Mi ha messo in cattivo luce con Rossi. Ha compromesso la mia promozione, che era quasi sicura. Trasbacco! La tenevo in pugno, la promozione. Il commendatore Rosso mi aveva presa ben volere. Ancora pochi giorni ci saremmo dati del tu. Io l'avrei chiamato Matteo. Come ha detto che si chiamava? Matteo Rossi? Sì, ma perché lo conosci? No. Ah. Così? Mi pareva non ci fosse niente di male. E invece è male, malissimo. Ai parenti di Colabona,
ai familiari, agli affini, ai collaterali, agli ascendenti e discendenti, legittimo e naturale fino al quarto grado, non bisogna rivolgere la parola. A me i telefoni! Non mi fermo né al primo, né al secondo, né al terzo ostacolo, perché come dice quell'antico detto della provincia di Chiavari, chi si ferma è perduto. Sì, eh. Mi fermo io. Pronto? Barry Sonso? Senta, avrei bisogno di parlare con Cavicchioni. Cavicchioni? Vieni! Ah, va bene. Questo, gioca a te, ma non ruba perché io te filo, eh. Va bene. Bravo. Non ne posso più. Pronto? Sì, sono io. Ah, tipo, buonasera, cavaliere Guardalavecchio. Stammi bene a sentire. Sa bene che... Vabbè, ma dico, non è che andrò a finire come l'altra volta che io sono andato al commissariato, eh? Ah, vabbè, allora sì. Lasci fare tutto a me, io sono un professionista di queste cose. Va bene. Arrivederci, ciao. Adua! Adua! C'ho una cosa per te. Sì. Oh, sto deficiente. Ma come sarebbe? Io te volevo far guadagnare qualche lira e tu me meni. Ma scusate, proprio qua dove dovete fare po, ma mi sembra uno spottò. Perché le dà fastidio? Io non mi permetto di ascoltare nessuno, capito? Io faccio solamente po. Possibile che in questo ufficio non si può fare più nemmeno po. E dove lo devo fare io po? Me lo dice! Corriere Colabon. Sì. C'è una signora che domanda di voi. Me? E che di me? E come? Ma io non aspetto nessuno. E che vuol dire? La signora deve parlare con lei e ci parli. È una signora che lo voglia mandare via. Dice che deve parlare personalmente con voi. Personalmente con me? Che figura fa lei di fronte a una signora? Mandateci voi. Falla entrare questa signora. Ma può farla entrare, ma... Colla bocca, lasci fare a me. Io sono l'uomo di mondo. Dunque, allora io me ne vado, Se no... Colla bocca, io me ne vado, se no disturbo. In bocca al lupo. Buona fortuna. Permesso? Avanti. Prego. Si accomodi. Comoda. Signora, signorina? Signorina. Ah, auguri allora. Grazie. E in che cosa posso esserle utile? Permette? Prego. O se deve fare qualche spedizione, perché c'è proprio l'ufficio apposta. Divertente. Allora mi dica. Ah sì, dunque, io ero venuta per... Oh, ma che caldo fa qui. Sente caldo? Soffocante. Ma io ci sono abituato, ma forse perché ci sono abituato. Ma veramente tutto questo caldo non lo fa. Ma è terribile, permette? Oh, così va un po' meglio. Ma veramente prego. Caldo, sa? Dunque mi dica, signorina, io non ho tempo da perdere. Dunque. Ah, sì. Devo comprendere. Dunque... Oh, ma è veramente soffocante proprio. Ma che fa? Anzi, guardi, me la tolgo perché proprio non sopporto. Ma signorina... Perché? Ma dove siamo, in Africa? Che c'è di strano? Perché lei quando ha caldo non si spoglia. Senta, vabbè, ma lei io quando ha caldo mi strappo tutto. Ma così va meglio. Oh, quella finestra! Si può aprire quella finestra? No, signorina, no. Io mi spoglio. No, ma c'è l'ispettore. Ma tanto caldo. Ma perché non si spoglia anche lei? Ma perché non lo guarda in costume da bagno? Mamma mia, c'è l'ispettore, signorina. No, per carità, che c'è l'ispettore. Ma no, ma cosa fa? Ma con la buona? Ma dove ha fatto? Il fazzoletto? L'ispettore? Questa passa ogni linea. Ma è vero. Chi è questo brutto signore? Brutto signore? Caccialo via. È l'ispettore. Che schifo, signori miei, che schifo. Ma mi piace, sei più carino tu. Ma per carità, non la conosco, ispettore. Ma come non mi conosce? Ma siamo fidanzati. Ma la buona, lei è un uomo sposato. Non l'ho mai visto, ispettore. E con questo? Non l'ho mai visto. Sposato, noi andiamo nel Messico. Che Messico, perché dai, io ho famiglia. Ah, ma quante storie fai. Ma che c'hai, paura di lui? Eh?
Beh. Però quando c'era l'altro, tutti sabati, allora... Ah, no. Sogno, sì, il sabato! È un attentato alla mia onorabilità. Cavallo! Cacca, sogno! Vada dentro, faccia cessare questo scandalo. Con piacere. Mi credo, ispettore? Io credo solo a quello che vedo. Cavallo! Cavallo, come si permette lei? Via voi! Via! Via! Allora lei mi deve una spiegazione. Sì, ispettore, io sono... Signor ispettore, io sono buono come un giglio. Lasciami stare! Non la conosco io questa qui. È un attentato di quel maledetto, guarda la vecchia. Va bene, va bene. Cavallo, rivesta la signora, porta via. Lei venga in ufficio con la buona. Sì, con la buona. No, ma con la buona, cosa senza? Cosa senza? E lei, vesta la signora. Venga nel mio ufficio. Ma io caldo. È lei che viene nel mio ufficio. È chiaro? È chiaro, avanti, venga nel mio ufficio. Voglio rivestirmi, fa freddo. Ma che rivestirsi, che lei sta benissimo così, signorina, sta benissimo, l'aiuto io. Napoleone, avvertisse il cavaliere Guardalvecchia che l'ispettore l'aspetta in ufficio, venga, amorevolissima. E questi sono numeri sicuri. Cavaliere Guardalvecchia. Eccolo. L'ispettore generale. Volo. Entri, entri. E si segga. Dove, là? Lì. Lì, sì, signore. Signor Guardalavecchia. Sì, signore. Il signor Colabona asserisce di non aver mai conosciuto quella donna. Mai! Finora mai! Mi lasci parlare. Lo lasci parlare. E io gli credo. E fa bene, signor ispettore generale. È un caso umano. No, io non credo che esistano casi umani. Signor Guardalavecchia, mi dica la verità. Ah, sì, sì. C'è sotto il suo zampino? Quale pare, signor ispettore generale, che io mettevo lo zampino sotto. Ma sentitelo, però quando si è trattato di farvi passare proiettatore, lo zampino ce l'ha messo, guarda la vecchia. Ah, sì, allora devo dire che lei ha dato gli occhiali al sordo. Ma sì, lei ha dato gli occhiali. Quello che è stato, da oggi io sarò severissimo con voi due, fino alle estreme conseguenze. Anche perché a giorni ricorre il cinquantenario della fondazione della sede di Napoli. E alla festa che terremo in questa occasione interverrà il grandufficiale Amilcare Pasquetti, direttore generale e proprietario di questa azienda. E a voi tutti, dipendenti di questa gloriosa sede, che mi vide per molti anni seduto ad un tavolo in qualità di semplice avventizio e... Avventizio. In qualità di semplice avventizio vada il mio affettuoso saluto. Il mio incondizionato amplesso vada anche a coloro che pur non sedendo negli uffici curano la nostra mercanzia sulle navi, sui treni e sui aerei. E sarei oltremodo ingrato se trascurassi di porgere un doveroso omaggio alla nostra clientela, che non è vana pompa affermare che ha fatto suo il nostro motto, ditta Pasquetti Trasporti Perfetti. Tanto per gradirsi una lanciata. Teresa! Matteo! Teresa! Ma allora sei proprio tu. Beh, oddio, io sono un po' invecchiato, tu invece sei rimasta bella come allora. Io sono posto 10 anni. Senti, Teresa, vieni, sediamoci. Grazie. E sua moglie? No, non è mia moglie, no. È un impiegato. Ah, piacere. Comoda. Piuttosto, non capisco come mai mia sorella non sia ancora arrivata qui. Ah, sì? Ah, avete portato anche vostra sorella? No, lei vive qui. Non lascerebbe mai questa città. È naturale. Romantica, piena di poesia. Come? È romantica, piena di poesia. Ah, sì, questa è una città veramente tanto romantica. Io parlavo di mia sorella, vero? Ah, per me, pardon. Prego. È calda? Un po' di ghiaccio? Non gradirei, veramente, sì, se fosse possibile, vero? Sì. Se non la disturbo, la buona. Ma prego. E sei felice con lui? Ma lui mi vuol bene. E io gli voglio a lui. E io invece non ti ho dimenticata. Sono rimasto scapolo. È vero? Sì. L'ha fatto per me? Sì. E tu perché non mi hai aspettato?
Oh, io ti ho aspettato tutta la notte. Ma tu non sei venuto, era il nostro primo appuntamento d'amore. Ah già, già, già. Presero i tedeschi quella notte, mentre venivo da te. Che notte quella notte. Le botte. Io questo non lo sapevo. Però ti ho aspettato. E tu perché non mi hai aspettato prima di sposarti? Ma non potevo restare zittella. Antonio, Antonio, mangia. Ma che vuoi mangiare? Io ho certi nervi. Perché? Guarda un po', Teresa, con chi sta parlando? Con l'ispettore generale. Ti sembra metterti? Una bazzicola, una pinzellacchera. Ma cosa c'è? Come cosa c'è? La moglie di Colabona sta seducendo l'ispettore generale, onde strappargli la promozione per suo marito. Capisci? Colabona ha mandato la buona. E io ci mando io. Ci vado io. Ma fammi piacere, ci mancherebbe altro. Io sono un guarda la vecchia, non un Colabona. Va bene, allora me ne vado. Possiamo ricominciare, no? Matteo, Matteo, ma che dici? Adesso sono una signora. Appunto. Matteo. Mi dispiace tanto di non aver ascoltato il tuo magnifico discorso, ma sai, sul terzo programma trasmettevano alcune pagine shakespeariane che mi hanno letteralmente inchiodato alla poltrona. Capito, scusi, prego. Signor Presidente, mi rispetti. Cara, permetti, ti presento il cavaliere Guardalavecchia, un nostro ottimo funzionario. Grazie, bontà sua. Piacere. Permette, signora? Prego, signorina. Ah sì? Ho commesso una gaffe. Già. No. Già. Scusi, una gaffe. Non ha importanza. Non ha importanza. Sai, alle volte... Sì, succede. No, no, non sono ancora sposati. No. Adesso ho fatto la gaffe. Ho fatto la gaffe. Un'altra gaffe. Una grossa gaffe. Ho fatto un gaffone. No. Sono molte le gaffe, non sono accorti. No, no, ma scusi. Non importa. Io sono Giulia Pasquetti, sua sorella. Ah, è la sorella. È la sorella. E da quanto tempo? Come da quando? No, dico da quanto tempo? Come è possibile? Da sempre, no? Ma naturale. Una sorella nasce col fratello. Sì, scusi. Signorina. Signorina. È strano, una cotanto bella signorina non ha trovato ancora l'anima gemella, ecco. Ma lo guarda la vecchia... Veramente questo è un bellissimo complimento che io apprezzo moltissimo. Dai, è un complimento fatto a mia sorella, è un passaporto per la mia prima famiglia. Non ho capito, scusi. È un passaporto, per la mia... Per la stima e l'amicizia. No, no. Ecco, ecco, grazie, grazie, grazie. Ma veda, la signorina non è soltanto bella, che no. Oserei dire che è addirittura... Si offende se glielo dico? Prego. Addirittura divina, ecco, l'ho detto. Lei è molto gentile. Oh, m'arrangio. E le dirò che la sua vena poetica non mi dispiace affatto. Allora io, per non essere da meno dal mio collega, io dirò... Colabona. Io dirò... Colabona, la prego. Sì. Io dirò, la prego. Ma no, Colabona non è necessario, ogni complimento sarebbe superfluo. Dovrei dirle qualche cosa. Cara, ti lascio in buona compagnia. Sì. Ottima, permesso, sorella. Senta, Colabona. Permesso. Colabona. Non ci faccia caso, è un cretino. Ottimo impiegato, ma è un po' deficiente. Sbaglia le pratiche, commette delle gaffe. E andrebbe severamente punito, andrebbe. Poverino, non si preoccupi. Parlerò io con mio fratello. Ah, sì? A me non dice mai di no. Ah, sì? Pensi che se volessi, anziché farlo punire, potrei farlo promuovere. No, facciamo scherzi. Allora qui non si è capito niente. Perché? Ho detto qualche cosa che non va? Ma no, lei con quella bocca può dire tutto quello che vuole. Oh. Capirà che qui se c'è qualcuno che deve essere promosso, questo qualcuno sono io, egregia signora, nonché signorina Pasquetti. Oh, mi chiami Giulia. Allora se permette, la chiamerò Giulietta. Oh! E il suo nome? Per lei sono Romeo. Beh, sì, un po' maturotto, un Romeo della territoriale, ma valido. No, non è questo, l'età non conta. Oh, Giulietta, incontra Romeo. È un segno del destino. Oddio, che caldo. Andiamo a rinfrescarci nel giardino, prego, sì. Da questa parte. Attenzione, c'è qualche buca, qui le buche abbondano, non so... Le fanno apposta. No. È una specie di hobby. Questo giardino, come lei vede, è un obitorio. Che bella notte, meravigliosa, stellata, lunare. Sembra proprio una notte fatta per gli innamorati. Oh, io non credo più all'amore. Ah no? Ho amato una sola volta nella mia vita. Ah sì? Un attore shakespeariano. Perbacco? Un uomo superiore. Maresciallo? No, un attore. Ah, scusi, sa, a volte. Un grande interprete del poeta
è un poeta egli stesso. La sua voce era musica, le sue parole poesia. Fidanzato? Di più. Oh, lo amai senza inibizioni, senza falsi pudori, al di là delle convenzioni sociali. Ma sì. Oltre l'amore, oltre la morte. È morto? No. Vivo? Un giorno uscì per comprare delle sigarette. Non è più tornato. Avrà trovato il tabaccaio chiuso. Ma cosa dice? Ma le volte chiudono, sa, non lo dica mica per, così per dire. Lei non fuma. Se fumasse lo potrebbe sapere che i tabaccai chiudono alle volte, sa. Parlavamo in versi. Anche i giorni feriali? Sempre. Toujours. Lei conosce Shakespeare? Per bacco, Guglielmo. A caso lo chiamavamo William. Essere o non essere, questo è il problema. Il mio problema, solamente lei lo può risolvere. Il resto è silenzio. Oh, sì, il silenzio. Il silenzio. Ta-ra, ta-ra-ra, ta-ri-ra-ra, la-ra. La seconda parte è migliore, va. Che fa tira-ra-ra, eccetera, eccetera. Il silenzio. E d'oro. Il silenzio del mio cuore che tace da tempo. Chi? 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 Ma chi? Chi mai lo farà parlare? Che cosa? Il mio cuore. Io? Lei. Oh già. E potrà dedicarsi solamente a me. Ma lei è libero? Beh, è libero. In certo qual senso sì. Cosa vuole? Tutti siamo schiavi del bisogno. C'è del marcio in Danimarca. Ma. Ma lei è senza alcun vincolo. Beh, io sto in un vincolo cieco, cara. Non più. No? Io ti porterò dal pelago alla riva. Dal? Dal pelago alla riva. A cercare il pelago nell'uovo? Ci sto. Tu, Romeo, io, Giulietta, sì. Rivivremo la scena del balcone. Quando? Stanotte. Ma dimmi dove stai. Oh, facilmente la casa troverai. È di stile veronese, dopo portici, in campagna. Ullalà, ma è una cuccagna. I tuoi gusti sono squisiti. I signori sono serviti. Ride delle cicatrici. Io non ho mai provato una ferita. Ma piano. Quale luce vedo da quel balcone? Quella finestra è l'Oriente. E Giulietta è la promozione. Giulietta! 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 Giulietta, calati la scaletta. Siedi piuttosto e non avere fretta. Ma dove sedere, Deggio, se qui scaldel non v'è? Siedi su quel pendio oppure vedi ai piedi? Favelero di botto, in piedi, da qui sotto. Che cosa domandate? Domanda se mi amate. Oh sì, vado, audace. Audax fortuna Juventus. Sì, vado. Ma al Verone sono venute per dirvi di non essere imprudente. Mio fratello sospetta, giustamente, e ieri sera più di un impiegato ha abbozzato un sorriso d'ironia. Non mi importa se qualcuno ha già svagato. Voglio solo che presto siate via. Mi proponete allora d'essere amanti? Non siamo i soli, ce ne sono tanti. Ma un giorno mi farete vostra sposa? Mia sposa? No, non posso. Come oso sposare voi, un umile impiegato morto di fame e sempre squadrinato? Potremmo fare qualche sacrificio? È meglio farmi fare capo ufficio, a cuoppo cupo, poco pepe capa, dico, eh? Il vostro amore allora è interessato. Giulietta mia, che dici? Hai equivocato, io t'amo in ogni modo, e tu lo sai. Quest'amore può metterci nei guai. Non importa, io ti darò il mio cuore. È troppo poco per un grande amore. Oltre al cuore, io voglio tutto il resto. Vuoi le frattaglie? Dimmi, io faccio presto, ciappa! Mio fratello mi chiama. Che ti ho detto? Che faccio, salgo su nella stanzetta? Oh no, Romeo, ti prego, non farlo, non è giusto. Da dove c'è il periglio c'è più gusto. Comunque, ci vedremo in altro luogo, domani stesso. Già sono tutta fuoco. È un posto sicurissimo, appartato. Come si chiama? Domani stesso,
col mio biglietto dirotti dove sito l'alberghetto. E poi? E domani notte al fin potrai sapere. Che cosa? Lo vuoi sapere adesso? Provino. Un anticipo. Come buono il formaggio con le pere. Oh. Giulia! Devo andare. A presto, amore mio. Pescia! Grazie. A presto, amore mio. Addio, Giulietta. Addio. Addio, Giulietta. Addio. Giulietta. Ho capito. Ciao. Oh, è un terrapio. Parolacce, finzioni e starnutone. Chissà da fare questa promozione. Ho trovato un alberghetto in periferia che è l'ideale per un tetto a tetta. Riservato, tranquillo, meglio di una garzoniera. Mi siete figlio? Si chiama Villa Lolita. Tenga, tenga, c'è l'indirizzo e il numero di telefono per la prenotation. Grazie, vi ringrazio, tenete per cavallo questi biglietti. Io sono un uomo serio, un uomo onesto soprattutto. Cavallo, me lo dia a me quel biglietto. Io pure sono un uomo onesto, sono un uomo serio. Ma qualche volta, come si dice, uomini siamo, apparteniamo a questo sesso, non all'altro. Voglio sposarmi di bianco. Ma col velo bianco, te lo prometto. Ma quante volte, vedi, la nostra fuga, il nostro romanzo d'amore deve essere tutta una finzione. Io ho pensato che... pensavo che sarebbe bene che i tuoi genitori ci sorprendessero in una... In una? In una stanza d'albergo. Mario! Di fronte al fatto che si crederanno compiuto, dovranno darci il loro consenso per forza. Ma che cosa faremo in una stanza d'albergo tutta la notte? Barzellette. Barzellette? Ne so un mucchio, te le racconto tutte pulite. Ma tanto prima di mezzanotte i tuoi genitori ci sorprenderanno. Sì, sì, te lo prometto, sarà una cosa romantica, ecco. Ma sì, casta, castissima. Ma ricorderemo insieme la lunga notte del 43 quando non... Matteo, se mi prometti che saremo ingenui come allora, allora sì, accetto. Oh, cara, cara. Oh, cara, mi fai spaventosamente felice. Sì, ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao. Ciao, cara, ciao. Caro cavallo. Caro cavallo, l'ho fatta venire qui per una cosa molto delicata. Uomo di mondo sono. Ecco, vede cavallo, io sono solo, scapolo, qui a Napoli non conosco nessuno. Tranquillo, commendatore. Sono intimo di certe femmine terribili, albanesi, no, tunisine. Un momento, guardi cavallo, io come dire, la donna ce l'ho. Quello che mi manca è la... L'alcova. Ecco, appunto. L'alcova, già. Tranquillo, commendatore, conosco un posto confortevolissimo. No, guardi, cavallo. Si tratta di una donna sposata. Non vorrei comprometterla. L'avevo già capito. Tecnico di dolce vita sono. Commendatore, a Villa Lolita, alle signore nemmeno i documenti ci chiedono. Nemmeno i documenti, caro cavallino! Esattamente! Soltanto, Mario, io non capisco come i miei genitori potranno sapere che... Sì, insomma, è il posto dove dovranno venire a sorprenderci. Ma lo conosco io, il posto. Villa Lolita si chiama, molto equivoco. Ci andava mio nonno. Questa sera, prima di fuggire di casa, tu metterai ben in mostra sul comò una lettera in cui ingenuamente tu dirai dove noi ci troviamo. I tuoi genitori senz'altro si precipiteranno subito. Sì, sì, va bene. Ma io una lettera del genere non la so scrivere. Eh già? Tu sei maestra, tu. Tu sai solo dettare, eh? Ma chi sono io per te chi sono? Sono l'ispettore. E l'ispettore questa volta detterà alla maestra. Ecco, va? Mi sono organizzatissima. Pesa la penna. Così. Sei pronta? Allora, caro papà, ti scrive la mia mano. Quasi mi tremo. Quasi mi tremo. Allora, coglie, che devo da fare? Aspetta un momento. Vabbè.
Oh, tu sai dove la devi portare questa? Sì, sì, alla signorina Giulietta. Zitto, cretino. Aspetta che vengo fuori. È quello dell'aggressione alla stazione. Con la sorella del fratello. La vedremo, guarda la vecchia. Presidente, eccoli! Dove sono? Ecco, momento. Presidente! Eccoli! Oh, ma c'è nessuno? Eccoli! In nome del presidente, venite fuori! Fuori, fuori! Che avete detto? Fuori! Fuori! Ci sono. E com'è? Papà, lei mi sta prendendo in giro. No, no, presidente. Sì, sì, non c'è nessuno. E com'è che non c'è nessuno? E lo domanda a me, lo ha sapito me. No, lo domando umilmente, presidente. Non dovrebbe sapere lei, la boss. Ma, la boss, avanti in Sardegna, sa? Ha capito? No, non ho capito. La Sardegna? Se non è vero, l'infamia che ha lanciato su mia sorella, oh. Io la mando in Sardegna. No, la Sardegna, avevo capito. Ha capito bene. Adesso? È vero, è vero. Non è vero. È vero. Non è vero. È vero, è vero. Cosa? No, è una canzone che mi perseguita. Deve fare il momento di cantare. È vero, dicevo, perché le ho fatto leggere la carta sorbetta. Gliel'ho fatta leggere la carta sorbetta. Gliel'ho fatta leggere. Gliel'ho fatta leggere la carta sorbetta. Sì, 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 l'ho letta. No, lei dice di no. E lo so mica sotto, dice sì. Sì, l'ho letta. Ma basta. Sono chi? Cucù. Amore. Giulietta. Giuliettuccia. Dove sei? Occupato? Non è arrivata ancora, si vede. Mi confà. Buonasera. Buonasera, signorina. Scusi, la stanza del signor Rossi? Sì, stanza 43. Primo piano, prego. Bella timidona di Antonio. Amore mio sublime, dolcissima passione, ti prego a mani giunte, parla con tuo fratello, cerca di farmi avere la promozione, che fa d'uomo. Io mi alleno, mi sto allenando e questa non viene. Oh, parlo a salve. Buonasera. Buonasera. Sono il dottor Rossi. Dottor Rossi, stanza 43, primo piano. Ah, ecco, quando ho prenotato vi ho chiesto una cena fredda e dello champagne. Ah, certo. Ecco, dovrà venire una signora. È già in camera anche lei. Allora non manco che io. Ecco. Grazie. No, lo champagne no. Teresa. Teresa. Teresa, dove sei, Teresa? Sei qua? Teresa? Sono qua. Dove? Ma sono qua. Amore mio, andiamo a nasconderci in un'altra camera. Io sono sicuro di sorprenderli. Ma con la buona. Vale, vale. Qui devo stare. Ma dove mi vuol trascinare? Non avete ancora capito? No, non l'ho capito. Qui, 45. Il presidente con quel fedendone di Colabona. Come l'avrà saputo il dannato? Anatema a te, Colabona. Maledetto tu sia, a te la mala Pasqua. Ti ricordi dalla lunga notte del 43, 44, 45, 46, 47?
44, cioè, dove sta il 44? Lo domanda a me. No, la 44 è dove? Ci siamo usciti adesso dalla 44. Appunto. Allora, andiamo a casa. Noi ci nascondiamo. Oh, Matteo, Matteo, è mio marito. Quello si ammazza, oh. Oddio. Tu! Lei. Oh, mio cappello! Allora, con la buona, cosa vogliamo fare? Andiamo? Ti prego. Ai! Scusi, tanto. Sei fatto male? No. E ho sentito ai? Ecco, restiamo qui. Sì, questo sì. Mi pare il posto adatto. Io non lo so come mi sono lasciato convincere da lei a venire fino qua. Sono stato uno stupido. Sì, sì, è vero, ma... La prego, non si prenda delle confidenze. Io non l'ho fatto niente. Non mi tocchi! Io non l'ho toccato. Eppure ho sentito un tocco. Mi sei conosciuto lei? Portiere, per cortesia la camera numero 43. Avete suonato voi? Chi c'ho la sveglia in tasca? State in telefono. Non l'avevo visto. Pronto? Pronto? Gli adulteri stanno nel bagno. Gli adulteri stanno nel bagno. Va bene, d'accordo. Presidente, sono nel bagno. L'aspetto qui. No, noi due nel bagno. Non ho volontà. No, tutti e due, che c'entra? Sono nel bagno, ci nascondono nel bagno. Sono nostra sorella e il concubino. Zitte, mi raccomando, zitte. Fuori! Come? Fuori! Ma non capisco. Il presidente ha detto fuori. No. Ispettore. Rossi, lei... E che cosa fa? Io abito qui. Ah sì? Sì, abita qui. Ispettore. E chi c'è con voi là dentro? Chi c'è con voi là dentro? Come? Ho detto chi c'è con voi là dentro? E parli chiaro, Colabona! Nessuno. E chi c'è? Nessuno? Nessuno. Non la credo. Ci faccia passare. Non è possibile. Ha detto non è possibile. Ah, ma fra. Non è possibile. Che faccio? Colabona esegua! Io eseguo. Ah! Guarda, sono una mignatta! Quella è mia figlia! Papà! Figlia mia! Cosa fai qua? Figlia mia! Ecco la gran scena madre! E poi butta la figlia nelle braccia dell'ispettore! Ma ce l'ha con me lei? Sì! Lei ce l'ha con me! Stia zitto! Lenone! Lenone! Sì, lei butta sua moglie fra le braccia dell'ispettore! Le faccio vedere! L'ispettore! Scusa. Fra le braccia! Non si muova, Non si muova! Eccola! Pepe! Papà! Pepe! Voglio sapere qualche cosa! Voglio sapere qualche cosa! Pepe! Ho di messo lei! Andiamo, chiarite! Pepe! Copriti! Pepe è un corno! Pepe, due corna! Perché? Lei è un cornuto! Stia fermo con le mani, sir! Voi state fermo con le mani, capite? Padre snaturato! Padre snaturato a me? Sì! Spia! Spia? Sì! Paraninfo! Paraninfo! Me la pagherete! No, voi, lei me la pagherà! Un momento, qui se c'è qualcuno... Lei che... me la pagherà! C'è qualcuno che deve pagare! È lui! Cosa c'entro io? È lui! Lui! Ah, l'ispettore dei miei stivali! Ah. Il corruttore di minorenne! Precisamente! Ma io sua figlia non l'ho mai conosciuta! Perché sono arrivato in tempo! Ma papà, lui non c'entra niente! Allora, e chi è che c'è queste cose? Voleva ubriacare mia figlia! Voleva ubriacare mia moglie! Ma sua moglie non c'è bisogno di ubriacarla! Non c'è bisogno, tenga! Vedi quante bottiglie! Ma no, Pepe, è stato il mio ricordo! Un ricordo, sì, bel ricordo! Ma insomma, non è successo niente! Non è successo niente? Allora ci vogliamo ridere sopra! La vogliamo finire a terra luce e vita! Ma insomma, basta! Un ecco, momento! C'è qualcuno che dice, sono io solo! Ha parlato Shanghai Shet! Non dica! Devo dire, basta, io solo! Appunto! Lei si deve giustificare, caro Vendolacchia! Meglio peso. Voleva sedurre mia sorella. Vergognati, sporcaccione! Italia! Italia mia! Sì, mettiamolo sul piano patriottico. Invece di pensare all'onore di tua figlia! Non divaghiamo, vi prego! Non divaghiamo! Hanno sparato! Arrivano gli indiani! Mi hanno ferito. Oddio, sono ferito. C'ho qualche foro. Vi prego, non divaghiamo! Colabò, lei mi ha detto che Guadalupe aveva un appuntamento con mia madre. Ah, ma 44. Camera 44. La camera 44. Non è vero. Sì, è vero. Così è un bugiardo. Velatissima madama del mio cuore, benvenuta in questo nido d'amore. Questo è un vendedore di papà! Mario! Sono arrivato in tempo! Ancora lei! Cosa vuole? La mano di sua figlia! Intanto era la mia! Antonio! Antonio! Che? Scusi, no? C'è il cavallo per...
per favore? Il cavallo non ce l'abbiamo, ci abbiamo il somaro, lo tenga. Ma questo è il mio tesorino. Ma Peppe, ma tu me l'avevi mai detto? Se mi cantavi la canzone tu mi tradivi. Ma chi è questa brutta signora? Mandala via, mandala via. Non è vero, non è vero. Ma che c'è? Permesso, scusi, sul piede. Tolga questi violi. Sì, sì. Io non devo dirvi una cosa, che sono stufo. Siete due ipocriti, bugiardi, e questo va tutto di stolo nella ditta, ma io non lo permetterò mai, perché per me non esiste che una cosa al mondo. Ditta Pasquetti, viaggi perfetti. Io capisco la Sardegna, ma non capisco perché avete voluto che ci vestissimo così. Caro Colabona, lei come al solito non capisce mai niente. Vestiti così, quando ci parchiamo in Sardegna, i sardi vedendo ci dicono: oh, guarda un po', quei due sono dei nostri, e quindi ci accattiviamo la loro simpatia. Ma perché contate di fermarci voi? Ah, no? Ah. Ci si ferma è perduto. Se dicessi no, tu sceglieresti un altro, già lo so.